A Kalungu, Nord Uganda, c'è un ospedale che garantisce cure mediche a uomini, donne e bambini da 50 anni ogni giorno. 1957. Padre Giuseppe Ambrosoli, chirurgo e missionario comboniano, parte per l'Africa per dedicare la sua esistenza ad una delle popolazioni più povere del mondo. La sua idea è semplice: assistenza medica a chi ne ha più bisogno e formazione qualificata alle nuove generazioni, per dare agli africani un futuro autonomo anche in campo sanitario. Trasforma il piccolo dispensario locale in una struttura sanitaria attrezzata e avvia una scuola di formazione per infermiere ed ostetriche, da cui usciranno negli anni più di 1000 diplomate. Chirurgia, ostetricia, radiologia, pediatria. Uno dopo l'altro sorgono i vari padiglioni e l'attività medica si consolida. L'ospedale cresce fino ad arrivare alla capienza attuale di 345 posti letto. 1987. La guerra civile imperversa nei distretti settentrionali dell'Uganda. Padre Ambrosoli muore dopo aver lottato per salvare l'ospedale e la scuola di ostetricia. Dopo la sua morte viene avviata la causa di beatificazione. Dopo 20 anni di guerra con oltre 100.000 morti, 30.000 bambini rapiti e 1,5 milioni di sfollati, l'ospedale di Kalungu è oggi una delle strutture sanitarie più importanti del Nord Uganda e rappresenta una speranza di sopravvivenza per migliaia di esseri umani. Vi lavorano 298 persone, tra medici, operatori sanitari, tecnici e insegnanti della scuola. Tutti ugandesi. Il sogno di padre Ambrosoli, salvare l'Africa con gli africani, è diventato realtà. Nel 1998 viene costituita la fondazione Dottor Ambrosoli Memorial Hospital. Per garantire il diritto alla cura al maggior numero di persone possibile, in un paese dove malattie facilmente curabili nel mondo sviluppato hanno un costo altissimo in termini di vite umane e l'aspettativa di vita non arriva a 50 anni. Oggi l'ospedale guarda al futuro, che significa migliorare costantemente la qualità dei servizi erogati, portare le cure sul territorio anche ai più deboli e nei posti più inaccessibili, puntare sulla formazione per avere competenze professionali sempre più qualificate. Creare occupazione, generare sviluppo economico. Noi della Fondazione ereditiamo l'impegno di padre Ambrosoli a sostenere l'ospedale per garantire ogni giorno assistenza medica qualificata a chi ne ha più bisogno. Anche tu puoi fare molto per contribuire concretamente al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di questa popolazione. Kalungu, Nord Uganda. Sostenere un ospedale vuol dire garantire un futuro alle generazioni di domani.